Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati ancora una volta su Dark Souls 2. Allora ragazzi, per andare avanti si deve arrivare qui, in questa porta. Come si aprirà mai questa porta? Con l'anello del re, ce lo mettiamo, ci avviciniamo, il tempo che si inizia a girare lì ci possiamo tranquillamente rimettere l'anello che avevamo. Mi piacerebbe trovare l'anello d'argento serpente più 2, mi piacerebbe tanto. Ora vediamo un attimino. Fortezza di Aldia, ecco. Allora, ci sono un pochino di cose qui che possiamo prendere. Un po' di nemici anche stronzi, che consiglio di affrontare da lontano perché sono in grado di, giustamente, come dire, pietrificarci. Vabbè, anche non da lontano fa niente. Ce ne dovrebbero essere più. Li dovremmo aver ammazzati tutti. No, ne è rimasto uno, che ora lo eliminiamo. Ok. Qui c'è un simpatico falò che io voglio attingere. Qui non c'è purtroppo... come caspita si chiama? Il tizio quello con il cappello e la maschera. Fatti sotto, fatti sotto. Ecco. Addio. Ci lasci qualcosa? No. Molto raramente può lasciare il cappello di Mirra. Molto raramente. Ok, vediamo. Ci ha lasciato però un'effigie umana. Qui questo scheletro, forse non ricordo bene, ma si doveva rianimare, non si rianima. O qui possiamo accendere una bella torcina che non fa mai male, oppure il cane che sta sognando mentre dorme, giustamente. Cosa c'è scritto qui? Non osare. Ah, e tu chi sei? E tu così, tu così. Ok, dai che stai crepando, forza. Togliti dalla ciolla, si diceva. E tu non ti sei voluto togliere dalla ciolla. Però intanto tu hai eliminato. Allora, qui che cosa troviamo? Ritirati. Ah, vabbè, qui c'è un tizio che ci chiede di uccidere per la sua chain quest vari personaggi, ma io lo lascio... lì dov'è, non ho intenzione di liberarlo. A meno che non lo debba liberare per forza, perché mi ricordo che questo drago si rianimava. Questo drago però non si sta rianimando, quindi meglio così, meglio così. Ok, qui è bloccato dalle sue ossa. Qui no. Qui anzi è libero. Questo neanche a toccarlo che esplode. Infatti non l'ho neanche toccato, è esploso da solo, proprio è voluto esplodere. Allora, qui c'è una cassa, vediamo che troviamo in questa cassa. Mimic? No, nessun Mimic. Oramai mi aspetto Mimic ovunque io. Barriera magica rinforzata. Una magia interessante, ma che io tanto non uso perché, come vedete, non uso magie. Quindi, allora, qui c'è... il fantasma che deve uscire dallo specchio, così lo possiamo eliminare. Nel frattempo io utilizzo la cosa qui. Come vedete sono semplicissimi da eliminare. Qui c'è tipo un cadavere a metà. Grande anima di guerriero coraggioso. Stava finendo dentro lo specchio, mi sa. Ecco, qui ce n'è un altro, anche più cazzuto. Eppure a testate. Mi piace che lo prendono pure a testate, pur di cercare di uscire. Ok, dai, ti ho fatto parecchio male.
Li vuoi affrontare? Mi hai voluto affrontare. Qui ce n'è uno, no? In quest'altro specchio mi sa che ce n'è un altro. Che anello abbiamo trovato? Anello rituale del nord più 2. Ecco, sì, qua ce n'è un altro. Qui c'è pure l'evocazione di un fantasmino. Luet il mercenario. Magari mi aiuta. Ah, il tizio con i due scudi. Questo lo abbiamo già evocato in passato, in altri episodi. Avevamo trovato la sua evocazione e lo avevamo evocato. Ok, si rivelerà sicuramente molto utile il suo aiuto. Allora, esaminiamo un attimo. Qui cosa c'è? No, qui c'era solo la cassa. Ok, qui dobbiamo salire. C'è l'ogre da eliminare. Però prima lo dobbiamo spietrificare. Ok, io mi armo di arco. Ok, forza. L'unico modo che ho per eliminarlo è questo, perché se no... Se ci afferra un colpo solo e ci toglie dalla ciolla completamente. No. Falò ascetico. Può andare bene, può andare bene. Allora, abbiamo qui un mostriciattolo da eliminare e nessuna freccia velenosa. Forza che ho sete e fame di anime. Spero che non si muova l'ogre qui. Ci sono sempre altre creature che si muovono. Ok, il colpo di grazia gliel'ha dato lui. Bene. Allora, sono un bel po' di creaturuzze abbastanza brutte nelle gabbie lì. Ok, qui troviamo pietra di Pharos. Buono, si rivelerà utile. Allora, qui c'è un altro quadro. No, stavolta non c'è niente dietro questo quadro. Qui c'è una porta, dovrebbe essere chiusa. Sì, è chiusa. I soliti ogre chiusi e bloccati a tutte banne. E l'unico modo che c'è di affrontarli in questo caso è sempre con arco e frecce. Ci vediamo non appena lo avrò eliminato, ragazzi. Questa che vedete qui, ragazzi, ovviamente altro non è che una gabbia per uccelli di dimensioni bibliche. Però guardate qui che bello questo posto. Guardate. Boschi vastissimi, cumuli di rocce senza senso. È un panorama fantastico, quel poco che si vede di ambientazione viva e per niente oscura, a parte strane creature fatte a pezzi e agganciate a questi, appese con questi ganci. Ecco, drago guardiano che io potrei sinceramente uccidere con molta facilità se solo avessi un'arma migliore, cioè un'arma che faccia almeno danni magici, al 100% magici. Però anche i danni oscuri non sono male. Ecco, quando fa così mi devo allontanare. Luet, lo sai che lo puoi anche attaccare quando scende giù, vero? Ecco, lui sale lì. Dai. Porcaccia della miseria. E Luet è morto. Ok. E ora rimaniamo solo noi due, drago. Così, bravo. Aia. Mi hai fatto male.
Dammi la pedata, dammi la pedata. E invece no. Ok, ti agganci laggiù così io mi curo. Uno e due. E utilizzo due così me la recupero più rapidamente, perché giustamente, ragazzi, in base a quante anime utilizzate, recuperate più rapidamente. Quando fa questa mossa, sempre allontanarsi proprio fino al limite della gabbia, sempre. Quando fa quella mossa lì è un tantino difficilozza da evitare, ecco. La fiamma non arriverà mai fino al limite, ragazzi, mai. Arriverà sempre fino a metà almeno. Cazzo. Fa male, fa veramente male. Mi attacchi? Perfetto. Addio drago. Drago, viverna, quello che è. Mi sa più di viverna. Ok, è morto, perfetto. Oh, così possiamo finalmente proseguire. E ancora dobbiamo vedere i DLC, ragazzi. Ci sarà parecchia fatica da fare. Scaglia di drago. Interessante, interessante. Ok, eccoci qui. Infatti c'è la tizia. Portatore della maledizione. A lungo ho atteso qualcuno come te. Qualcuno che possa spezzare le catene del destino. Qualcuno che possa liberarmi. Portatore della maledizione, è stata la mia manifestazione a condurti qui. L'antico drago ha vegliato sul mondo per gli eoni passati. Prendi questo, piuma antica. Non resistere, il drago ti accoglie. Il drago ti accoglie, ok. Finché è amichevole va bene. Ok, qui ci dovrebbe essere un bel falò per riposare. Sì, perfetto, ok. Però c'è una scala, dove porta questa scala? Sono un attimo curioso. Dove dovrebbe portare? Non c'è mai stata una scala qui, sinceramente. Porta qua sopra per fare... Per fare cosa? Per fare niente. Niente di niente proprio. Va bene. Allora io intanto me ne riscendo giù, che male non fa. Ok, e allora credo che ci possiamo momentaneamente fermare qui. Io spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e racimolare fondi per la causa del canile. Detto questo, da Valfergames è tutto. Alla prossima!